Allora, Presidente, ne stavo un po' parlando fuori onda. Quali sono i settori, le aziende che sono sopravvissute sostanzialmente, quindi le tipologie, che strategie hanno adottato, cosa hanno fatto, cosa sarebbe necessario fare per riuscire quindi a superare questi momenti di difficoltà? Allora, io direi possiamo partire prendendo ad esempio il settore legno, che è quello che poi anche è quello mio più congeniale, visto che io vivo nella pianura veronese, Acerrea, quindi proprio la È zona la pa, tipica del esatto, la mobile zona d'arte, tipica. ecco. Diciamo che le aziende che nel nostro territorio riescono a uscire meglio da questo periodo sono quelle più strutturate, cioè quelle aziende che già in anni non sospetti hanno iniziato ad aprirsi all'Europa, al mondo, con il loro prodotto, hanno posizionato il loro prodotto in mercati strategici e quindi in questo momento riescono, anche se pur con fatica, ma riescono a creare sviluppo e lavoro, proprio perché hanno ormai un mercato consolidato che gli permette di esportare il nostro prodotto, settore legno, quindi l'arredamento e quant'altro, in altri stati europei e anche del mondo. Poi stanno resistendo anche quelle piccole aziende, le micro aziende a carattere familiare, anche qui. Si sono un po' trasformati dalla semplice produzione, fanno anche riparazione di manufatti in legno e restauro, e quindi tutto questo gli permette di poter continuare a lavorare. Anche qui non con difficoltà, perché comunque sappiamo la stretta creditizia, la difficoltà di essere pagati e tutta la tassazione che incombe su queste imprese. Quindi, nonostante le difficoltà, riescono ad andare avanti. La fascia media, cioè quelle imprese che lavoravano con il mercato italiano, sta lentamente sparendo, perché o c'è la capacità Tipo di. degli esempi, c'erano dei settori specifici o anche dello stesso arredamento, però solo mercato interno, Sì, quindi non ce l'ha l'arredamento fatta, insomma, che per costruiva esempio. il prodotto, ad esempio, per regioni come il sud d'Italia, il centro o il nord, ecco. Chi comunque lavorava proprio col mercato interno, il 90-95% col mercato interno, sono stati i primi che hanno ceduto alla situazione. Non E ce l'hanno allora o fatta. avevano la capacità di evolversi e approcciarsi a mercati importanti come quelli esteri, oppure non avevano erano talmente grandi che non potevano tornare indietro, e questo ha causato la chiusura di queste aziende con la perdita di molti posti di lavoro. A talmente grandi che non riuscivano, sembrerebbe Erano quasi un controsenso, no? grandi perché, ripeto, l'elasticità di un'azienda familiare, magari con un dipendente o due, è una capacità di elasticità importante. Un'azienda con 10 dipendenti incominciava ad essere un'azienda abbastanza strutturata, e quindi venendo meno il mercato interno e la richiesta del Si mette mercato in crisi. interno, difficilmente riuscivano ad evolvere in maniera veloce. Ecco, questo è un po' il problema che abbiamo visto in molte aziende del nostro territorio. Poi, un tempo era anche possibile cercare nuovi sbocchi nei mercati esteri e magari fallire anche in questo tentativo di ricerca, perché molti sono partiti all'avventura cercando di portare il loro prodotto in questi nuovi mercati. A volte si falliva, a volte no, ma un tempo, parlo di 15 anni fa, 20 anni fa, c'era anche la possibilità di fallire, ma si avevano le spalle coperte, le spalle, come diciamo noi, forti. Ora un fallimento anche di 5.000 euro, 10.000 euro è un problema. È un Assolutamente sì. problema molto importante anche per aziende che si penserebbe che avessero la capacità di sopportare questi fallimenti. Non è più così. Quindi cosa dovrebbe, allora, al di là dell'innovazione che come si dice deve essere sempre fatta, poi Questo è sì. l'artigiano più che mai ribatte che non ha finanziamenti, non ha soldi da investire in innovazione, infatti è quello che a volte ha più difficoltà di altri, perché se Sicuramente l'azienda sì. può anche, non so, in qualche modo giovarsi degli studi universitari, della ricerca in senso più spinto, non così l'impresa artigiana. È più difficile, sì. E voi da questo punto di vista, come associazione di categoria, che tipo di aiuto date per innovazione e ricerca dove è necessario? Beh, allora, noi sicuramente possiamo dare, lo stiamo facendo anche, diamo la possibilità agli imprenditori di dialogare con l'università.
all'università, che non è sempre facile, perché comunque serve un certo modo di parlare, e in questi anni devo dire l'università ha capito che solo con il dialogo con le associazioni di categorie e le imprese si riesce a fare una ricerca vera, concreta. Questo è già un primo passo, perché noi con l'università soprattutto di Verona stiamo portando avanti dei progetti anche di ricerca e innovazione per le imprese che vogliono avere questo know-how diverso. Poi la possibilità anche, e questo devo dire che il nuovo sistema duale della scuola lavoro aiuta le imprese che vogliono investire sui giovani di avere nuove conoscenze all'interno dell'impresa, avendo anche dei costi molto molto limitati. E questo è un altro passaggio che io ritengo importante, perché avere nuove idee, persone che vengono da un mondo diverso dal nostro e che portino nell'impresa dei nuovi sistemi organizzativi di produzione e magari anche di marketing, questo può aiutare l'impresa per poter sopravvivere. Noi facciamo anche dei corsi, parliamo anche in maniera banale in corsi di inglese. Fino a qualche tempo fa come associazione era quasi inutile farli, ora sempre più i nostri artigiani ci chiedono di seguirli anche su questo campo, perché devi conoscere una lingua, l'inglese è minimo per poter andare in questi mercati. Corsi di marketing, come presentare il proprio prodotto, perché io dico sempre, noi siamo molto bravi a costruire opere d'arte, perché l'artigiano non ha bisogno di qualcuno che gli insegni come fare a costruire. A volte abbiamo bisogno di come presentare la nostra azienda e di come presentare il nostro prodotto, questo sì, e come associazione stiamo aiutando le imprese anche in questo settore. Stiamo insegnando alle imprese come risparmiare mediante alcuni aiuti che possono venire dagli enti bilaterali, che sono degli enti che come associazione da anni noi stiamo seguendo e siamo parte in causa di questi enti bilaterali insieme ai sindacati dei lavoratori, dove possiamo dare aiuto alle imprese per quanto riguarda ad esempio innovazione tecnologica e nuovo know-how all'interno delle imprese. E questo è un altro punto che può aiutare l'impresa. Un altro sviluppo che noi stiamo facendo è la famosa rete di impresa. E quindi ecco, la rete di impresa è molto difficile, perché comunque io sono imprenditore artigiano e conosco i miei colleghi, conosco il mio modo di pensare. In che settore si occupa lei? È sempre nel settore legno artistico, quindi anch'io vivo veramente ogni giorno le criticità del momento. Noi siamo, ripeto, bravi costruttori di opere d'arte, però siamo anche un po' gelosi della nostra conoscenza, della nostra azienda. È la particolarità. È la particolarità, ecco. Dobbiamo aprirci ai colleghi. E questo cosa significa? Nuove idee, nuovo modo anche di lavorare. Mettere in comune anche le difficoltà e quindi superarle con più facilità, mettere in comune anche i costi, che anche questa è una cosa molto importante. Insieme si riescono a superare, ad esempio, la pubblicità, la promozione, da soli si fa fatica, insieme si può arrivare ad un buon risultato. Ecco. Ma c'è questa apertura di mentalità? Ora sì. Devo dire che con orgoglio in questo momento c'è questa apertura, anche in settori dove magari fino a poco tempo fa c'era una chiusura netta. Noi come associazione stiamo seguendo delle reti di impresa, una che è già costituita, che sta lavorando a Verona, costituita da aziende di Confartigianato, che però sta lavorando molto bene. Perché? Perché hanno saputo fare un percorso di formazione tale che li permette di lavorare insieme. È un percorso lungo, non è facile, però è un modo per riuscire ad andare avanti. E soprattutto noi vediamo che è anche un modo per arrivare a quei mercati che da soli non si riesce ad arrivare. Anche questa è una cosa che noi spingiamo molto, perché esiste ancora, possiamo dire, esiste la voglia del bello, esiste la voglia del Made in Italy. E il Made in Italy, io con un po' di orgoglio dico, noi lo sappiamo fare bene, noi artigiani. E quindi se insieme riusciamo ad andare
da chi ama il Made in Italy, e gli diciamo: noi siamo coloro che costruiscono il Made in Italy, vieni a conoscerci, conosci le nostre aziende, conosci il nostro prodotto e poi vedrai che ti troverai bene. Ecco, da soli a volte è difficile, in questo momento a volte è impossibile. Insieme è più facile, non dico che sia la soluzione, ma è una delle tante soluzioni che come associazione noi stiamo cercando di promuovere, perché altrimenti il continuare a insistere su un sistema di vendita, un sistema di mentalità che fino a 15 anni fa poteva essere vincente, ora può essere la morte di un'azienda. Ecco, anche perché c'è la mentalità diffusa, era proprio in virtù del fatto che i consumi andavano. Che bastava farsi conoscere nel territorio dove si stava. Sì. Per cui già andare extra ambito regionale tante volte per l'artigiano era già tanto. Adesso invece minimo devi andare a livello nazionale o devi spingerti oltre i confini dove hai le possibilità e gli strumenti per farlo, perché non sempre ci sono. Però questo implica una strutturazione di un tipo diverso per non sbattere la testa. No? Anche solo il fatto di avere un approccio diverso, quindi un modo di concepire la vendita in maniera diversa. Pensiamo a tutti i social network che possono aiutare l'impresa ad essere visibile, perché comunque è importante in questo momento essere visibili, potersi presentare. Ad esempio, una cosa che io amo sempre dire, per l'esperienza anche come amministratore della Camera di Commercio, e quindi avendo incontrato molte delegazioni di paesi stranieri, la prima cosa che chiedono è conoscere l'azienda. Il prodotto è importante perché comunque, ripeto, amano il Made in Italy, e quindi sono affascinati, innamorati del nostro prodotto, ma la prima cosa che ci chiedono è: vogliamo entrare nelle aziende, vogliamo conoscere il titolare e la storia dell'azienda. Questo è un valore aggiunto che per fortuna abbiamo in questo momento solo noi. Questo dall'estero lo chiedono? Questo soprattutto dall'estero. Vogliono conoscere le fasi della lavorazione, ma soprattutto in tanti casi posso garantire che vogliono conoscere il patriarca, chi ha fondato l'azienda se è ancora in vita, perché vogliono assaporare quello che c'è dietro a quel prodotto. Perché soprattutto all'estero è quel valore aggiunto che permette a loro di sentirsi più importanti dei loro colleghi, dei loro amici. È così, è veramente un segno distintivo. E pensiamo anche ad esempio a un settore che fino a qualche anno fa si pensava dovesse chiudere, quello della costruzione di scarpe fatte a mano. Quindi chi ripara e costruisce scarpe, anche qui l'innovazione ha aiutato queste tipo di aziende. Noi stiamo seguendo anche qui una rete di impresa che si chiama Calzature 2.0, e il presidente di questa rete, che è una rete ormai nazionale, è anche un mio collega di Confartigianato. Loro, utilizzando un sistema di rilevazione delle misure del piede che può essere inserito in qualsiasi parte del mondo, automaticamente arriva nel loro negozio e possono fare le scarpe per chiunque in qualsiasi parte del mondo. Scarpe fatte a mano. Su misura. Su misura. Però la cosa che chiedono all'estero è che vengano fatte da un artigiano italiano, meglio ancora se quando vengono in Italia possono conoscere l'azienda. La caratteristica dell'azienda: quanto più l'azienda è radicata nel territorio, un'azienda storica, tanto più il suo valore aumenta agli occhi del compratore estero. Interessante questo aspetto. E questo è il nostro brand, il Made in Italy, che è un brand molto molto conosciuto al mondo e apprezzato. Oserei aggiungere un'altra cosa, se mi è permesso. Come Confartigianato a livello nazionale, noi abbiamo preso questo brand Made in Italy e lo abbiamo reso ancora più importante creando un brand che si chiama 100% Made in Italy, che è di proprietà di Confartigianato, ma è una legge nazionale che noi abbiamo preso e abbiamo riportato proprio pari pari a quello che è il sistema di lavorazione. Semplicemente questo dice che se tu lo vuoi, perché è su base volontaria questo marchio, devi garantire che la progettazione, la creazione, quindi la costruzione e la finitura dell'oggetto, del manufatto, sia fatta in Italia.
Quindi sia un 100% made in Italy. Questo per l'azienda cosa comporta? Che il compratore non deve più chiedere mai fatto in Italia, perché quel marchio garantisce che è fatto in Italia. Essendo su base volontaria, è un valore aggiunto molto più grande. È vero, sì, ecco, ma senza dubbio è una garanzia, deve essere una garanzia. È una garanzia ulteriore sia per il compratore italiano che per il compratore estero, perché è un marchio che anche questo sta iniziando a girare all'interno del circuito internazionale e permette a quelle aziende che vogliono veramente far vedere chi sono di avere un valore in più, perché ormai si sta parlando di avere un valore in più, chiamiamo una professionalità in più. Ma anche perché abbiamo visto quello che è successo col settore, per esempio, d'abbigliamento, dove era un grande bluff, cioè poco da dire, esatto, made in Italy, in poi di Italy non c'era che sì, ecco, l'imballaggio, poco ci mancava. Infatti insomma, possiamo essere anche orgogliosi perché alcune catene di abbigliamento hanno voluto creare delle linee specifiche contraddistinte dal 100% made in Italy. Cosa significa? Fanno lavorare italiani, aziende italiane, molto spesso aziende artigiane italiane, creano economia nel nostro paese. Questo è un vanto per Confartigianato, ma anche per chi veramente crede nel nostro paese. Questo secondo me è veramente un messaggio che noi dobbiamo dare forte. Vuoi un prodotto italiano, lo paghi non di più, lo paghi il giusto, ma è un prodotto di qualità. Chiaro. Allora, vediamo poi anche un altro aspetto importante, la legge di bilancio, quanto voi siete riusciti in qualche modo a condizionare nell'approvazione rapidissima che c'è stata della legge di bilancio. Adesso abbiamo l'approvazione, c'è stata l'approvazione del decreto mille proroghe, quindi eventualmente se ci sono anche lì delle agevolazioni o qualcosa che va a vantaggio della categoria degli artigiani. Dopo la pubblicità, quindi tra pochi secondi.